e gli atti che vanno studiati da parte delle autorità civili e competenti, come anche da parte del sindaco, non sono atti così sostanziosi, ma ecco, chi è intelligente pauca. Quindi c'è bisogno soltanto di concludere e di dare spazio a 20 dipendenti che attendono di lavorare. Punto. Cioè, io sono una persona molto concreta e nel nome del Vangelo pure posso chiedere questa concretezza pure agli altri. Qui non si tratta di imbrogliare qualcuno, ma qui si tratta di concludere qualcosa che è diventato esilarante, questa situazione, e stancante. E allora non si può portare a morire qualcosa. Per cui lo chalet è un simbolo realmente, un simbolo di bene, un simbolo positivo. E certamente dobbiamo evitare quella concezione di mazzamma, cioè come si dice a Napoli, di persone che possono affluire per fare botte. No, non è questo. È un luogo sereno per i giovani, per gli adulti, non sereno per farsi le canne, non sereno per fare quello che uno vuole, ma sereno nel senso che ci si può sedere, si può parlare, ci si può confrontare, ecco, si possono davvero fare anche dei dibattiti culturali, eccetera. Questa è serenità e si può consumare qualcosa insieme. Ecco, io sostengo loro come davvero moralmente e interiormente sostengo tutte quelle persone che vogliono fare, vogliono fare le cose sul serio, che non vogliono investire con denaro sporco, riciclare il denaro sporco, eccetera, eccetera. Se ne sentono tante di queste anche a Portici. E allora dobbiamo dare evidenza alle persone che vogliono vivere nella trasparenza. E chi più di loro che ha potuto denunziare nel 2009 situazioni così negative, hanno potuto denunziare all'inizio degli anni 2000 il racket che in una maniera così violenta era andato ad estorcere, ecco, allora io credo che vadano premiate anche delle situazioni. Questa è legalità nel senso pieno, non legalità che pure la mafia utilizza questa parola per fare quello che vuole. In questo senso avete già pensato anche a qualche iniziativa in particolare da realizzare qui sul fronte della legalità? Sì, quanto prima ci saranno l'associazione anti-racket della FAI, il presidente Tano Grasso, la Fucito, tutti i membri commercianti che stanno sul territorio di Portici, perché un pochino di tempo fa insieme a Padre Giorgio abbiamo formato un'associazione anti-racket, Panunzio, comprensivo di 15 commercianti del territorio di Portici e diciamo da oggi in poi settimanalmente partiranno delle Non avete paura che quello che è accaduto possa succedere di nuovo, quindi? allora oggi siamo diciamo in una forma di protezione per quanto riguarda la polizia, il commissariato di Portici, i carabinieri di Tornareco, abbiamo installato delle telecamere a circuito chiuso, anche telecamere notturne. Visto che in passato non si è riuscito a capire bene, spesso a tutte le luci non si riuscì a vedere la persona che compì quel danno. Oggi mi sento più tutelato perché sono accerchiato dalla persona per bene. Ovviamente